Antonio Potenza, stasera si ritorna a parlare di politica, ma è anche una manifestazione per abbracciare lo sport. Partiamo a parlare della serata. Cos'è innanzitutto? La serata, approfittando delle imminenti festività natalizie, vuole essere intanto un momento per abbracciare un po' la cittadinanza, perché come nostra prassi abbiamo consolidato un percorso in cui ogni 2 o 3 mesi dobbiamo stare con gli apricenesi, perché siamo innamorati degli apricenesi, ci piace stare in mezzo alla gente, come abbiamo fatto per esempio a settembre in cui c'eravamo più di 2.000 persone in piazza Giovanni Paolo II. Evidentemente questa sera siamo al chiuso per ovvie ragioni meteorologiche. È una serata in cui dobbiamo salutare gli amici apricenesi, dobbiamo stare insieme, dobbiamo augurarci un buon Natale e approfittiamo per lanciare un po' quello che abbiamo battezzato il progetto Primavera 2014, proiettandoci verso le elezioni amministrative del 2014, quindi della prossima primavera, e perché è arrivato quasi il momento di iniziare, come dire, a accendere i motori. La gente ce lo chiede. Dall'altra parte ci dovevano essere le primarie del centro-sinistra, qualora esistesse realmente una coalizione di centro-sinistra abbiamo dei seri dubbi. Ci fa piacere che quello che noi abbiamo denunciato il 21 giugno 2013, il giorno in cui è caduta l'amministrazione, davanti a migliaia di cittadini, dicendo loro quali sono stati, quali erano i reali motivi per cui 8 o 9 consiglieri tra ex consiglieri di maggioranza e quelli di opposizione hanno portato alla caduta dell'amministrazione, ovvero sia il motivo che dietro c'era qualche personaggio purtroppo conosciuto da Bricena e non solo, che dettava un po' le regole di questa partita. Questo stesso episodio che purtroppo ha portato alla tragica caduta dell'amministrazione comunale si è verificata nella stessa maniera nelle primarie di coalizione del centro-sinistra, che ha portato alla spaccatura totale della coalizione stessa, e una buona fetta di questa coalizione a prendere le distanze e a ritirarsi dalla corsa alle primarie, praticamente mettendo in evidenza le stesse cose che noi abbiamo testé detto e detto il 21 giugno, ossia che c'erano nel PD, o come dire, in coloro i quali oggi rappresentano il PD, forti pressioni da parte di personaggi esterni o che dovrebbero essere tali alla politica bricenese, che dettavano, decidevano sulla testa sia dei dirigenti di altri partiti di coalizione, ma soprattutto sulla testa dei cittadini, il futuro della nostra città. Riteniamo che Bricena non meriti questo, una città bella, importante, dove ci sono persone serie che amano la legalità. Ecco, noi vogliamo inserirci in questo progetto, che sia innanzitutto un progetto di legalità, proiettato allo sviluppo, così come abbiamo iniziato a fare l'anno scorso nei primi 13 mesi di amministrazione, che sta iniziando a dare i primi frutti, e la gente ovviamente ci chiede di andare avanti. Non possiamo esimerci da questo nostro dovere civico, che quando si fa vita pubblica non possiamo nasconderci. Ci chiede ovviamente, standoci vicino quotidianamente, la presenza massiccia di questa sera lo testimonia ancora una volta, ci chiede di scegliere meglio, e questo ovviamente è una grande responsabilità che noi abbiamo avuto, sbagliando, perché ci siamo fidati di persone che purtroppo non si sono dimostrate all'altezza del compito, hanno tradito i loro stessi elettori e l'intera cittadinanza, sono rimasti ormai segnati dal popolo apricenese per quello che hanno fatto. Noi stiamo anche con l'aiuto della gente, in mezzo alla gente, cercando di costruire un percorso che preveda la scelta dal basso anche delle persone, le persone che evidentemente devono essere di alto spessore morale e debbono veramente credere nel bene comune, non a meri interessi personali. Insomma, uniti per cambiare è il motto della lista di qualche tempo fa, che ritorna questa volta più a gran voce, quindi bisogna essere uniti. E sicuramente bisogna scegliere, come lei ha detto, anche le persone migliori, quelle che vogliono veramente dare una svolta a questa città, una città che comunque ha avuto anche dei benefici nella sua amministrazione, qualche lavoro importante è stato fatto, qualcosa si è avviata, qualcosa si è fermata. Tra tutti i lavori fatti, qual è quello che le ha lasciato più il segno positivo, quindi più soddisfazione? Beh, abbiamo intanto, può sembrare una cosa da poco, ma una cosa importantissima in questo momento, abbiamo portato ad Apricena i voucher che le precedenti amministrazioni nemmeno sapevano dell'esistenza, che hanno dato la possibilità a più di 150 persone disoccupate di Apricena di avere
facendo ovviamente dei lavori per conto del Comune, un piccolo sostentamento per alcuni mesi in questo periodo di grande crisi. Abbiamo dato un vulnus senza precedenti cantierizzando molti cantieri. Il nostro Comune espletava gare quasi settimanalmente. Quello che è accaduto con il commissariamento, voluto, ripeto, dal PD, è stato quello di bloccare praticamente tutte le attività amministrative. Basti solo pensare che ci sono quasi 4 milioni di opere pubbliche che sarebbero partite qualche settimana dopo dalla nostra caduta, ancora oggi sono del tutto bloccate. È evidente che non far partire 4 milioni di opere pubbliche significa non far lavorare decine e decine di persone. Più opere importanti sarebbero state espletate anche come gare prima della fine dell'anno solare 2013, mi riferisco sicuramente alla circonvallazione nord, un'opera senza precedenti che la nostra amministrazione a braccetto con la provincia e con la regione Puglia aveva ormai indirizzato, ed era addirittura d'arrivo anche il recepimento del finanziamento che avrebbe portato a circa 15 milioni di euro di soldi pubblici qui per realizzare un'opera infrastrutturale senza precedenti. Avremmo sicuramente appaltato anche l'allargamento del cimitero, avremmo sicuramente appaltato anche la riqualificazione energetica della pubblica illuminazione, che avrebbe portato per esempio a dei risparmi notevoli per quanto riguarda le bollette della Tares, argomento di cui parleremo anche questa sera. Sicuramente, ma questo non lo dico perché sarebbe dovuto essere, lo dico perché ci sono gli atti pubblici da cui si può evincere tranquillamente che queste cose che sto dicendo erano già programmate, si stavano ultimando gli ultimi adempimenti burocratici, prima della fine dell'anno sarebbero comunque partiti i bandi pubblici. Questo è il grande rammarico, perché ritenevamo che in un paio di anni questo paese sicuramente sarebbe decollato definitivamente. Se il Signore vorrà, e soprattutto la gente di Apricena, che riteniamo essere molto intelligente, vorrà, sicuramente queste iniziative riprenderanno ancora meglio di prima. Quindi oggi possiamo dire che riparte il treno della lista civica Uniti per Cambiare. Oggi riparte il treno, riparte la coalizione, perché non va dimenticato che la coalizione che costruì la lista civica Uniti per Cambiare è più coesa di due anni fa, proprio perché ovviamente uomini seri hanno, come dire, condiviso ancora di più di due anni fa la volontà di continuare in questo progetto. Quindi la coalizione esiste, è condivisa, siamo uniti, siamo compatti, non abbiamo nemmeno paura di qualche polpetta avvelenata che ci mandano ogni tanto i nostri avversari, perché abbiamo le coscienze a posto, la gente ci conosce, ci conosciamo in mezzo a noi. Questa esperienza drammatica del 21 giugno comunque ci ha messo nelle condizioni di conoscerci meglio, di capire dove abbiamo sbagliato e ripartire soprattutto da dove abbiamo sbagliato. Siamo cresciuti anche come esperienza umana, personale, considerando anche il fatto che molti di noi, compreso me, siamo molto giovani, quindi abbiamo peccato anche un po' di inesperienza, se vogliamo. Per cui questa volta abbiamo tutte la volontà, le carte in regola per fare meglio rispetto a quegli errori che comunque abbiamo fatto. Non abbiamo problemi a riconoscere. Ovviamente dopo la parte politica, dopo l'impegno politico, c'è la parte ludica, quindi una serata che vede delle premiazioni. Lo accennavamo prima. È un progetto Primavera 2014 che comunque vede anche al centro lo sport ad Apricena. Che cosa succede? Ma noi ormai abbiamo consolidato delle iniziative che abbracciano diversi temi oltre alla politica, anche perché riteniamo che la gente in questo momento particolare vuole andare anche oltre in certi momenti. Quindi abbiamo consolidato questo percorso in cui associamo a manifestazioni politiche, manifestazioni ludiche, di scuole di ballo molto importanti della nostra città. Questa sera due associazioni sportive della nostra città che stanno dando lustro sul territorio regionale allo sport della nostra città, soprattutto nel calcio, hanno condiviso con noi questa volontà di manifestare con auguri natalizi alla cittadinanza. Si presenteranno gli atleti, i dirigenti, si festeggerà, si consegneranno degli attestati, da quello che mi hanno riferito, a molti amici imprenditori che hanno consentito a queste associazioni di andare avanti. E mi preme anche sottolineare la grande disponibilità e la grande sensibilità in questo momento anche difficile di questi imprenditori che per lo sport, che per noi rappresenta comunque una regola di vita, hanno voluto anche fare delle donazioni per poter far sì che la città di Apricena potesse andare avanti anche nello sport a livello regionale. Quindi questa sera condividiamo questa esperienza con molti bambini, con molti genitori, con molti dirigenti, tutti insieme facendoci gli auguri di Natale.
oserei dire, purtroppo, ex assessore e vice sindaco di Apricena. Questa sera si ritorna a discutere di politica per il futuro di questa città. Vi siete dati delle regole, sì. Si parla di un codice etico, di che si tratta? Da un po' che se ne parla qui ad Apricena, proprio perché negli ultimi tempi, un po' lo specchio di quello che succede in tutta Italia, però a livello locale si sente di più la difficoltà quando ci si scontra con persone, con compaesani appartenenti a schieramenti politici diversi, e alla fine la politica diventa solo uno spunto per fare guerre personali o ripicche direttamente indirizzate a determinate persone. Per cui già da un po' di tempo ad Apricena parliamo della necessità di condividere un codice etico. Un po' tutte le forze politiche hanno accettato di sottoscrivere un codice etico, però su alcuni punti abbiamo avuto un po' di diversità di idee, di concetti, per cui Lista Civica ha inteso ideare un proprio codice etico che stasera in questa occasione condivideremo con i cittadini e vedremo di adottarlo per le prossime amministrative, perché crediamo che la politica debba essere innanzitutto motivo di confronto di idee, di scambio politico sano e non di guerre indirizzate direttamente a persone o ripicche personali. Senta, qualche punto particolare di questo codice? E sicuramente per quanto riguarda la campagna elettorale, come dicevo prima, una sana dialettica che si basi su principi di scambio politico e di ideologia politica più che altro, finalizzato soprattutto a migliorare le condizioni dei nostri concittadini. Un altro punto fondamentale per noi è che tra i candidati ci sia una scelta dettata soprattutto dalla persona, cioè noi siamo per mettere nella nostra lista persone corrette, serie, che vogliano veramente dare il proprio lavoro, la propria disponibilità per il bene del nostro paese, e soprattutto siamo dell'idea che non ci saranno nella nostra lista persone che hanno avuto condanne penali, abbiano avuto a che fare con la giustizia o che in passato abbiano dichiaratamente avuto a che fare con problemi legali o di giustizia.